Ragazzi, siamo oggi è il 20 di gennaio e quindi penso che sia ora di fare un sunto della situazione del ping pong, gli stessi risultati che ovviamente avete giornalmente nel canale Telegram del ping pong, appunto, canale, ripeto, gratuito e quindi questi stessi indicazioni, questi stessi suggerimenti li vedete tutti i giorni nel canale e nel gruppo vengono giorno per giorno evidenziate le sezioni a seconda delle varie fasce che uno ha. Andiamo a vedere com'è andata. Carichiamo. Le due fasce che vanno tutti i giorni, ormai siete abituati a conoscerle, sono quelle sulle ultrafavorite, che sono state anche denominate metodo Moroni, perché dall'intuizione del famigerato trader Moroni, che quasi la totalità di voi conosce, che appunto consiste in una selezione di tips che il software stima come strafavorite e quindi ha una valutazione per il software inferiore a 1,60. E ovviamente da questa stima deve essere confrontata con il bookmaker e quindi non deve superare senz'altro quota del 25. Nel mese scorso abbiamo anche evidenziato come le quote inferiori a 1,85 avevano una maggiore resa. Comunque la stima è la caratteristica principale è quota inferiore a 1,60. Andiamo a vedere come è andato questo mese, come sta andando. Il software di confronto e di carico. Ecco qui, vi ho allargato apposta il foglio in modo che potete vedere sia lo screen qua giù in basso con il vario trend ascensionale per l'andamento, ma viene ovviamente riassunto in questi dati. Lo stake che vedete qui in basso, stake la banca iniziale, abbiamo indicato 1000 per una giocata di 100, quindi un decimo della giocata a massa pari, in questo momento recita più 8,16 unità. L'age, come vedete qui in basso, è 16,1, una quota media di 1,72, con il 34% delle vincite su 51. Vedete anche il massimo la sequenza massima delle scommesse vinte e delle scommesse perse consecutive, quindi 5 vinte fino a un massimo di 5 vinte consecutivamente e il loss al massimo 2. Queste sono tutte le giocate fatte sulle strafavorite, come dicevamo. Per una giocata a massa pari, il suggerimento che avevamo dato anche l'altra volta era di visionare anche l'eventuale comportamento per una d'Alembert semplice. La d'Alembert semplice non è nient'altro che, come in questo caso, giocare 100 euro, nel colpo successivo raddoppiarlo, quindi giocare 200, e il terzo, sia che sia vincente sia che sia perdente, ricominciare comunque da 100, quindi è solo un raddoppio del secondo colpo. Guardate i risultati da Lambert, ci clicchiamo e da 1.800 passiamo a 2.600, quindi sono ben 16 le unità vinte con questo money management. Il riferimento, come sempre lo facciamo, su il massa pari, che torniamo a ripetere, 8,16 unità e siamo già al 20 del mese, quindi
due terzi sono già stati fatti, quindi diciamo che ci aspettiamo intorno a 23-24 unità da raggiungere per il fine mese. Questo per le quote ultra favorite. Per la seconda fascia, ovviamente, abbiamo anche le giocate della fascia 1,72-2,25. Le carichiamo e il software ci dice che la cassa originale di 1000 è in questo momento arrivata a 1396. L'abbiamo evidenziato, l'abbiamo indicato anche l'altra volta, questo venerdì 13, il famigerato venerdì 13, in cui abbiamo avuto 8 giocate negative, ecco, vedete da qui a qui, 8 su 8 venerdì 13, e quindi nella fascia appunto 1,72-2,25. Eccole qua, giusto sotto evidenziate, guardate, 8 unità consecutive perse. E hanno inciso molto su questo saldo, ma ovviamente ci sta, è una varianza semplice, una varianza normale. E anche in questo caso facciamo il raffronto, lo possiamo evidenziare, guardate, le 8 negative del venerdì 13, eccolo qui, venerdì 13, e queste sono le giocate, come abbiamo evidenziato nel resoconto del gruppo Facebook. Nonostante queste 8 unità negative, siamo sopra di 3,86 a massa pari, e come vedete anche qui, utilizzando la Lamberte, guardate, 23,11, quindi ben 13 unità erotti, nel qual caso appunto si fosse utilizzato questo money manager. I risultati sono in linea con i mesi scorsi che abbiamo già presentato, e quindi ci diamo appuntamento a fine mese per vedere la situazione, a che punto si evolve e quale sarà il nostro risultato per anche questo mese. Speriamo in maniera positiva, come sono andati gli altri mesi precedenti. Un saluto dal vostro amico Max Azzardo. Bye bye.